L'arcivescovo scrive una lettera natalizia ai bambini e ai ragazzi della Chiesa friulana e la consegna nella Santa Messa di giovedì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, in cattedrale a Udine, giorno in cui ricorre anche l'anniversario della sua ordinazione episcopale. Siamo qui riuniti e siete venuti per, prima di tutto, onorare la Vergine Maria, Immacolata, fin dal suo concepimento, e poi anche per questo momento di ringraziamento e di preghiera, perché la consacrazione del Vescovo è una grazia, certo, per il soggetto interessato, ma per tutta la Chiesa. Un dono per i più piccoli che assume un significato importante in quest'anno pastorale dedicato all'ascolto e coinvolgimento del più alto numero di persone sul tema dell'educazione. Vi chiamo amici, è il titolo della lettera che verrà portata dai catechisti in ogni parrocchia della diocesi. Quando il Natale si avvicina, scrive Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, tante persone si fanno gli auguri, spesso scambiandosi anche dei doni. Spesso i ragazzi, proprio per Natale, scrivono una lettera a Gesù Bambino sperando di ricevere qualche regalo che li farà tanto felici. Anche io, il vostro vescovo Andrea Bruno, ho deciso di scrivere una lettera natalizia, non però a Gesù, ma a voi, per inviarvi i miei auguri. Mentre pensavo che auguri farvi, mi sembra di aver capito l'augurio che Gesù ha in cuore per voi e sono sicuro di aver capito bene, cari bambini e ragazzi, Gesù vi vuole bene uno ad uno e desidera vedervi crescere come Lui. Michele, perché sei qui questa sera? Perché c'è la festa del Vescovo e perché consegna le lettere ai bambini. Per le lettere di Natale ai bambini. Tra poco è Natale, com'è che ti stai preparando con la tua famiglia? Facciamo gli addobbi, l'albero e il presepe. In questo momento sentiamo il Vescovo molto vicino a noi catechisti. Oggi consegnerà questa lettera a un catechista per parrocchia in modo così simbolico, e poi tutti i bambini, ogni parrocchia riceverà il numero sufficiente da consegnare a tutti i bambini delle elementari in questo caso. E in questo libretto sono rappresentate la vita di 9 bambini santi, proprio per ricordare la novena del Natale, quindi ogni sera, ogni giorno un bambino potrà leggere la vita di questo santo. La lettera, dopo una premessa, rivolge lo sguardo a 12 santi, alcuni fanciulli, altri considerati nella loro infanzia, presentando con linguaggio semplice e toccante il messaggio che ogni bambino può cogliere nella propria vita meravigliosa. La figura di partenza è Maria, la Madre di Dio, ritratta nella sua infanzia senza peccato. Mentre la conclusione della lettera, dopo i santi, contempla il Dio bambino, Gesù. In questo modo la lettera può essere valorizzata a casa, a catechismo o in parrocchia, per la novena del Santo Natale, leggendone una parte per ciascuna sera, dal 15 al 23 dicembre, e preparandosi a celebrare la notte santa del Natale con la conclusione. Tra
famiglia questo libro, magari letto insieme ai genitori, prima della preghiera della sera, quando la famiglia può riunirsi insieme. E come state preparando i bambini e i ragazzi in questo periodo di avvento? Sicuramente abbiamo già parlato dell'avvento e continuiamo su questo tema e parliamo anche del Natale, quindi dell'arrivo di Gesù, della nascita di Gesù, che Gesù viene sempre, ogni giorno, non è nato solo 2000 anni fa, ma nasce ogni anno. Thank you.